Se n'è andato all'età di 85 anni Giovanni Santamicone, storico presidente della Polisportiva Pennese, società di ciclismo giovanile. Il funerale questa mattina nella chiesa della Madonna del Carmine a Penne ha visto la presenza di tantissime persone tra parenti, amici ed ex atleti. Presente anche una rappresentanza di ciclisti agonisti della Polisportiva Pennese. Giovanni Santamicone era nato il 20 gennaio del 1935 e a Penne era stato anche maestro di scuola elementare, oltre che scrittore e poeta dialettale. Tanti messaggi di cordoglio da tutto il mondo dello sport abruzzese e non solo. Stella di bronzo e stella d'argento CONI per meriti sportivi rispettivamente nel 1994 e 2000. Il 15 marzo del 2009 ricevette la medaglia d'oro della Federazione Ciclistica Italiana di Imola per il 50° anno di attività ciclistica. Nel 2018 dal comune di Penne gli era stato assegnato un riconoscimento speciale per i suoi 62 anni alla guida della Polisportiva Pennese. Siamo qui a Penne per dare l'ultimo saluto a un grandissimo del ciclismo abruzzese, Giovanni Santamicone. Lui è stato il pioniere per quanto riguarda il ciclismo qui a Penne, un riferimento anche per il ciclismo regionale, maestro di scuola e possiamo dire anche maestro di vita e di sport, perché lui ha avuto tanti ragazzi nel suo team Polisportiva Pennese, è stato un grosso personaggio per quanto riguarda la scuola di ciclismo qui a Penne. Purtroppo la vita è questa, ricorderemo sempre con affetto Giovanni Santamicone.